Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale. Quest'oggi farò una top 5 dei fumetti che a me mi sono piaciuti tra quelli che ho letto in questo 2019, cioè nel 2019 e inizio 2020. Diciamo che nel 2019 ho recuperato un po' di titoli e ho iniziato nuove serie, per cui in realtà non ho letto tantissimo come avrei voluto, però questo 2020 mi sa che riuscirò a leggere un po' di più e finalmente recuperare molte letture che ho lasciato un po' in sospeso. Però comunque, in questa speciale top 5 ho messo principalmente novità, non ci sono serie vecchissime. Comunque, inizio subito con questo manga pubblicato da J-Pop. È finora uscito il primo numero, ma questo mese di gennaio dovrebbe uscire il secondo, che è Black Knight Parade. È un manga che mi ha sorpreso veramente tanto, non mi aspettavo più di tanto da questa storia. In realtà, il primo numero mi ha sorpreso, la storia di questo Babbo Natale vestito di nero che rapisce, tra virgolette, tutte quelle persone che sono state cattive, dandole anche un lavoro, portandole con sé, facendole diventare anche loro Babbo Natale neri. E la storia è bellissima perché per ogni azione cattiva devi restare un tot di tempo a lavorare alla fabbrica del Babbo Natale Nero. È molto particolare come storia, adesso non vedo l'ora che esca il secondo numero per poterlo leggere. Infatti l'avevo consigliato anche alla Vero e penso che glielo farò leggere. Il prossimo manga di questa speciale top 5 è sempre pubblicato da J-Pop e sto parlando di Goblin Slayer. Al momento sono usciti 7 numeri e non vedo l'ora che esca l'8º. Questa serie mi sorprende ad ogni numero e onestamente ogni volta che l'acquisto Goblin Slayer è uno dei primi titoli che mi vado a leggere perché mi piace, è una storia fantasy ambientata in un mondo stile Dungeons and Dragons dove ci sono varie gilde. Ad ogni gilda arrivano delle missioni da fare dove man mano che fai delle missioni raggiungi un grado. E ammetto che questo è un manga che dovrebbero leggere tutti quelli che amano le storie fantasy, ma amano anche i giochi di ruolo, perché Goblin Slayer farà innamorare tutti gli appassionati di questi due mondi. Il prossimo manga è pubblicato da Star Comics ed è un volume unico, e sto parlando di Dragon Ball Vita da Yamcha. Questa è una side story, è un volumetto unico e fa sbellicare delle risate. Praticamente il protagonista di questa storia è un ragazzo che vive nel mondo reale e a causa di un incidente viene catapultato nel mondo di Dragon Ball e dovrà vivere la vita di Yamcha dall'inizio, dalla sua prima apparizione, fino alla fine di Dragon Ball Z. Ed è veramente bellissima e divertentissima questa storia. Io ragazzi ve lo consiglio, se siete amanti di Dragon Ball non potete lasciarvi scappare questo piccolo gioiellino. Penultimo manga che voglio consigliarvi è Samurai 8, pubblicato da Planet Manga. Al momento sono usciti i primi due numeri, per cui è anche facile da recuperare. E la storia è creata da Masashi Kishimoto, che conosciamo tutti perché è il creatore di Naruto. E diciamo che il motivo per il quale io ho acquistato questo primo numero è stato anche perché lo sceneggiatore era appunto Masashi Kishimoto. E onestamente non mi sono pentito di averlo preso perché fin da subito mi è piaciuto. È una storia molto particolare con robot, samurai, guerrieri, bellissimo, cioè mi sta piacendo. Poi da quel capitolo si viaggerà anche nello spazio, è una storia d'avventura e azione, per cui secondo me io mi aspetto veramente tanto da questa serie, secondo me ne vedremo delle belle. Per cui ragazzi, se avete amato Naruto e amate questo genere di storie, non lasciatevi scappare Samurai 8. L'ultimo manga che voglio consigliarvi è il seguito di uno dei miei film d'animazione preferiti in assoluto, e sto parlando di The Nightmare Before Christmas, Il viaggio di Zero. Stupidamente pensavo inizialmente che questo fosse un comics, poi ho scoperto che in realtà non è altro che un manga, anche perché alla fine ha la lettura come un manga e dovrebbe esserci scritto Planet Manga, sì, Planet Manga qui dietro, per cui pensavo onestamente per il formato di grandezza che fosse un comics, errore mio. E comunque, l'ultimo manga che vi voglio consigliare è appunto questo. Io fin da piccolo ho amato Nightmare Before Christmas, l'ho guardato più volte, ho imparato a memoria quasi tutte le battute e tutte le canzoni. E quando ho scoperto l'esistenza di questo manga, mi sono detto: questo fumetto deve essere assolutissimamente mio. Ho letto il primo numero
che mi è piaciuto veramente tanto. Ieri ho appunto letto il secondo numero e l'ho adorato. Adesso non vedo l'ora che escano gli ultimi due numeri per completare questa serie, che appunto è una miniserie in quattro numeri, ma che ci dà una bellissima storia con come personaggio protagonista appunto Zero, che è il cagnolino, il miglior amico di Jack. E niente, ragazzi, se come me avete amato Nightmare Before Christmas, non potete lasciarvi scappare questo fumetto che è veramente bellissimo. Perfetto, ragazzi, questa era la mia top 5 dei fumetti che ho preferito maggiormente in questo fine 2019, inizio 2020, anche perché all'inizio 2019 non ho letto tantissimo, per cui io ho ripreso a leggere in modo serio dopo la seconda metà del 2019, per cui tra le cose che ho letto, recuperi vari. Questi sono i 5 fumetti che voglio consigliarvi e che potete recuperare anche in modo molto semplice. Fatemi sapere se vorreste una top 10 serie dei miei fumetti preferiti in assoluto. Per questo video però dovremo aspettare quando avrò completato di portare tutti i miei fumetti qui a casa. E niente, fatemi sapere anche una vostra top 5 dei fumetti che avete letto in questo ultimo periodo tra la fine del 2019 e inizio 2020. E niente, io vi ringrazio ancora per la visione di questo video. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, commentate e se non lo siete iscrivetevi al canale. Ciao!